Ciao a tutti, cacciotti, e benvenuti in questo nuovo episodio di Watch Dogs. Ecco, ci stanno chiamando bene perché non sapevo dove andare. Buone notizie. Credo di avere un futuro come mago dell'audio. Senti Ok. qua. L'hai ripulito, grande. Senti qua. Brent Alster ha rapporto in ufficio. Brent Alster. La chiamata di Nicky è stata fatta nello stesso posto di quell'annuncio pubblico. Brent Alster. Ottimo, controllerò il suo posto di lavoro. Sì, ma dico io, non ci sono tanti Brent Alster. Ce ne deve essere solo uno in tutta Chicago. Sì, è un po' strano. Va bene, andiamo a prendere Nicky. Beh, ah, ci vuole una bella macchina per l'occasione. Convoglio criminale. No, no. Quello? Anch'io farei come asessuale. Pensi che sia tutto inventato, ma secondo me no. Ha dato la DedSec? Accesso alla CPU. Non hai capito. Cosa minchia guardi? Che? Per ora sono stato a te. Meno male che mi hanno insegnato da piccola a tenere un segreto. Tu sei l'unica persona di cui mi possa fidare. Perché hai detto Iraq? Ma che cazzo? Ah, boh. Allora, sì, abbiamo detto, prendiamo una bella macchinetta. Tipo una bella moto. La mia bella chopperina, eccola qua, eccola qua. E dobbiamo andare qua dietro. Oh, per una volta siamo dritti. Ok. Ancora un incidente devo fare. Non ho tamponato nessuno. Bene, bene, sta iniziando bene questo episodio. Ah, ultime famose parole. Bella. Perché sospirano tutti quando passo? Insomma, ancora. E picchio tutti. Ok, ora siamo sul ponte. Quindi ho fatto bene a scegliere la moto. Ah, spero di avere il CTOS sbloccato dove sto andando. Non vorrei farmi anche quello. Vabbè, ma da quando ho capito, cioè da quando ho preso il bunker, tipo l'ho sbloccati tutti, devo solo prendermi i ripetitori. Una roba del genere. Ecco, ho detto, nessun incidente di qua, di là. Vabbè, meno la chopper non è mezza distrutta. Wow, ma mi ci sono solo passato avanti. Ma tu dici che ce l'hanno con me? Stronzi. Crimine rilevato. Qua vicino potrei anche andarci. E invece no, perché è sopra. Potevi farlo meglio, potevi piazzarlo meglio sto crimine. Scusa. Almeno devo ancora uccidere con nessuno. Insomma, guardate il lato positivo. No. Non ho accesso. Oh sì, ho accesso alle cose. Andiamo lì. Ci sono tante cosette. Vittima dell'Action Fixer. Pedinamento online. Questo.
Vediamo cosa sono. Hai letto le notizie uscite? Brutta roba, eh? Ho letto al volo i primi due paragrafi. Pare vogliano tagliare i fondi agli ospedali. Soldi. Vabbè, tutta sta roba mi fa pensare che ci siano qualche cecchino, roba del genere. No, non chiedetemi perché, ma ho questa impressione. Sì, decisamente. Sembra un campo di software. E Damien non lo sa. Devo fare attenzione. Sarà controllata. Spero sia pronta a muoversi. Aia. Ecco, questo è Damien. Stai attento lì dentro. A quanto pare hanno assunto i fixer per la sicurezza. Quelli prima sparano e poi fanno domande. Ok, hackerò di nascosto. Non mi scopriranno mai. Ah. Ok. Elimina la guardia di Nicky. Come faccio a creare il telefono della guardia? Dai, Nicky. Nicky, sono io. Aiden! Non sei? Urlare! Madonna, ste donne le urlano tutte. Questa guardia è... Non so cos'è successo. Va tutto bene. Ti porto via di qui. Tu ascoltami e io ti porto fuori. No, mi troveranno. Nicky, lì c'è una pistola. Devi prenderla. Non si sa mai. Oddio, non ce la faccio. Aiden, io non so sparare. Ecco. Gli ho sparato. Dobbiamo muoverci. Madonna. Forse l'ho ucciso. Sì che l'hai ucciso. Dobbiamo muoverci. Ti guiderò passo passo. Guida Nicky a un'auto. Allora, personalmente preferisco una visione dall'alto, infatti. Respirava ancora. Gli ho sparato. Oh merda. Respirava ancora. Forse devo chiamare la polizia. Che cazzo sta succedendo? Non sparavo da quando andavo a casa. Ok. Posso anche uscire. Quindi se la lascio lì, io potrei andare ad uccidere tutti. E se l'ho ucciso, mi sa che è morto. Non volevo, ma è successo. Mi sa che mi conviene, perché qua Nicky non è che è molto esperta. Cosa c'è? Poi al manco avessi fatto chissà cosa. Difendi Nicky. Boh, ma chi ti ha detto di andare lì? Oh merda. Non capisco davvero come fai. Questa non è vita. È questo che fai. Uccidi gente. Sì. Tu non sei così. Non è vero. Chi è che mi spara? Ah, ti ho visto. Dovrebbero essere morti tutti. Oh oh oh. C'è un cecchino, mi sa. Il problema è dov'è? Aspetta, dovrei aver fatto quell'abilità che mi permette di vedere. Dov'è? Cazzo, non avevo un'abilità che mi permetteva di vedere tutto. Ah, ok, là. Ah,
No, non è quello. Dov'è? Devo andare più vicino perché non lo vedo dov'è. Ma se sei da solo? Non vorrei fosse là sopra, fammi andare. Siamo allerta. Ma dove cazzo è? Oh, ciao. Corri verso quell'auto. Entra in guida, non voltarti. Ok. Ora mi sa che arriverà un po' di gente però. Non devo guidare anch'io. Scusa ma... Sta biatch. Fuggi dall'aria. Bella roba. Bene. Sei all'aperto. Ma dobbiamo far uscire te e Jax dalla città. Jackson sta bene. Oh, oddio, mi aveva detto che eri morto. Che mi avrebbe uccisa. Dov'è Jax? Devo vederlo, ora. È al sicuro con Yolanda. Stai andando lì. Ti raggiungo. Prendi Jax, nasconditi e niente telefono. E non fargli usare il tablet. Mi fai usare il tablet? Un'arma. Chi? Credi che Nikki sia salva? Credi che sia finita? È finita per lei. Non per te. Mi dispiace deluderti, ma stai per avere compagnia. La polizia ha appena ricevuto una soffiata sul giustiziere. Per te è solo un gioco, Damien. Certo che è solo un gioco. Gli stupidi mi divertono. A ste bestie. Eravamo soci. Quale sarebbe la mia colpa? L'ambizione? La tua colpa è l'avidità. Ti saluto. La tua ipocrisia è nauseante. Guida bene, socio. Gli sbirri non vedono l'ora di prenderti. Aspetta, aspetta. Quanti gem con posso farmi? Sto venendo a prendervi. Granata, isca. Fate i bagagli. E mi raccomando, prendete solo il necessario. Dove sono i miei gem? Ah, eccoli. Saremo pronti. Ok, mi sa che lo portiamo al bunker. Potrebbe essere che li portiamo al bunker. Speriamo solo che non mi trovi la polizia in questo tempo. Ma trovano qualcuno che guida spirito talleratamente e dicono: guarda, questo dovrebbe essere il giustiziere. Spremi addosso con tutta la roba che abbiamo. Sei arrivata a una svolta quando dei cittadini l'hanno avvistato nel centro di Chicago. È stato coraggioso. Secondo alcuni, il giustiziere voleva dimostrare l'inefficienza della polizia. Che ne pensa degli sforzi della polizia per catturarlo? Se ne sta in mezzo alla sorry. Gente e non riesce no, a prenderlo. No, maestro. Il suo messaggio è chiaro. È un criminale, forse un assassino. Perché non l'hanno ancora catturato? Ma mio fratello è nella polizia, è pure gamba, un onesto. Per me è colpa del CTOS. Adesso ci sono meno poliziotti a pattugliare il territorio, proprio ora che le bande sono in guerra. Non bastano mai. La polizia ha riempito la città di trappole per impedire a Pierce di fuggire. I criminali non credano di essere padroni della città. Trappole? Addirittura? Che trappole? Ormai e se noi usassimo il treno? Una volta catturato l'assassino, Chicago tornerà sicura. No, ora paura, che cazzo di trappole mi hanno messo? Boh. Vabbè, mi ha detto per uscire, quindi non dovrei preoccuparmi per ora. Ah, quanto le amo queste marmitte che scoppiettano. Ok. Contatto la Fixer, non mi interessa al momento, grazie. Sai com'è, sto per tentare di salvare mia sorella.
Ok, siamo vicini. 300 metri in linea d'aria. Poi in realtà devo fare un giro molto più lungo. Spero che non potessi saltare. Oh, mi dispiace, non potevi guardare dove andavi. Mamma mia, tutti che danno la colpa a me. La gente non guarda dove va. Boia. Scusa. Qualcosa mi dice che dovrò usare questa macchina. Ma è giusto un'idea. Oh, speriamo sia facile. Ma non credo molto. Ho fatto tanto per proteggere Nikki da tutto e adesso ha ucciso qualcuno. Vabbè, se non lo facevamo Riva, ha fatto bene. Ci sta crollando intorno, cazzo. Devo riuscire a metterla in salvo prima che sia tardi. Vai. Avanti. Yolanda ha detto che ti avrebbe denunciato. Sali in macchina, andiamo. Dimmi che ti hanno incastrato. Dillo! L'ho trovato. L'uomo che l'ha uccisa. Io so chi è. E chi è? Cosa? Nikki, non c'è tempo. Dobbiamo andare. Ora. Veloce! Ma questa è scema. Madonna, ste donne. Che cazzo sono ridicolo, ora morite tutti. Lascia. Poi la madonna. E se io prendessi sul serio il treno? Arriva fino al treno? No, merda. Jax, tieni giù la testa, tesoro. Unità potenziata inviata per occuparsi del sospetto. Unità potenziata? E cosa sarebbe? Aiden, è la polizia. Lo so. Ma perché fuggiamo dai poliziotti? Possono aiutarci. No, non lo faranno. Ma perché? Perché vi danno la caccia. Ma possiamo spiegare? Gli diciamo tutto di Damien. Gli racconto quello che è successo. Nikki, ascolta. Se ci prendono, non dire niente. Vi sto facendo uscire dalla città. Sparirete e resterete invisibili. A Damien ci penso io. Io proprio non ti capisco. Oh, madonna. Noi non abbiamo niente da nascondere, no? Sei tu. Sei un giustiziere. Ah, l'ha capito adesso. Boia. Più brava. Stronzetto sta provando a seminarci. Non è che sto provando, ci sto riuscendo. Se permettete. Ancora il Mysterium, cacchio, l'ho fatto un mese fa. Oddio. E quando sono sparita, che cosa hai fatto per liberarmi? Quello che serviva. Ma dove cavolo si nasconde? Qualcuno lo vede? Oh mamma mia, no, 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 no. Mi sa che ce l'ho fatta. Ma è che non sia qua? Ah, bella. Beh, neanche così tanto difficile, dai. Qui vicino c'era una gelateria. 101 gusti. Le mie radici sono a Chicago, è casa mia. Ah, sempre a rompere le palle, Dio buono. E ora dovrei ricominciare da zero. Pensavo che le cose sarebbero andate diversamente. O almeno ci speravo. Aia. Tutto diverso. Te lo prometto. Ok. Basta promesse, Aiden. Dove andiamo? Sto portando te e Jax lontano da qui. Come spalla? E poi che farai? Beh, potrei anche restare col... Esatto. No, non dirmelo. Non dirlo a nessuno.
The fuck? Ah, la missione. Ah, la macchina è straordinariamente intatta. Ora è tutto finito. Ma non per te. Già mi immagino Jackson che va a scuola. Mio zio è il giustiziere, mio zio è il giustiziere. Tipo proprio così. Va tutto bene, Jax. Commovente. No, sul serio, commovente. Non doveva andare così, ma che altra scelta avevamo? Mi perdoni, Nikki. Ricordi quando eravamo ragazzi? Non mi interessa. Io ti seguivo sempre. Tu provavi a seminarmi e a fregarmi, ma io insistevo, che stupida. Odiavo le tue macchine, Loki. E i tuoi amici erano volgari. Sì. Ti seguivo perché tu eri il mio eroe. Come fa Jackson. Ma sul serio, non mi interessa. Con te, ma... Alla fine volevo solo che ti accorgessi, Caroline. Attention war. Che posso dire? Mi spiace. Il devo pisciare in sottofondo. Ah, mi lascia qui senza macchina. Bene, tesoro. Andiamo via, saluta lo zio Aiden. Boom, la macchina esplode. Non vieni insieme a noi. No. Lo zio deve restare qui. Ciao, Jackson. The fuck? Ma che cazzo? Spazio personale, amico mio. Qualcosa che potrebbe aiutarti a trovare ciò che cerchi. Sei pronto? Temo di no. Ma fallo lo stesso. Voglio che lei faccia una cosa per me, signor Irak. Bene. Ha un nome e un indirizzo per questa cosa, signor Quinn? Ranks e Pierce. Un chiaro avvertimento. Colpite le famiglie se dovete. Sì, signore, chiaro. Che cosa hanno fatto? Non la riguarda, signor Irak. Faccia come ho detto. E le affiderò la gestione della prossima asta. Bastardo figlio di puttana. Quinn, cazzo. Doveva essere un lavoretto facile, tanti soldi, zero problemi. Quel fottuto boss. Non sta a me dirti che cosa fare, ma se te lo stai chiedendo, ora Quinn ha un evento di beneficenza nel suo hotel, il Merlot. Hai capito. Dobbiamo uccidere Quinn. Sto stronzo. Nikki non tornerà. Allontanata da casa e da me, ma almeno è al sicuro. Tutti e due. Bene. Lucky Quinn è tutta colpa sua. È il fantasma che inseguivo e ora ne risponderà a me. Comunque, per questo episodio è tutto, perché ora devo proprio andare. Vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, condividere il video, perché è il metodo migliore che avete per supportarmi se vi è piaciuto. E niente, io vi saluto, ciao, tutti.